Mister, come dimostrato domenica scorsa a Messina, questo Gela non muore mai. È un pareggio raggiunto in estremis, a dimostrazione del fatto che non si molla fino alla fine. Ma sicuramente i ragazzi domenica hanno dato dimostrazione, hanno avuto il merito di crederci fino alla fine. Queste sono le squadre che piacciono a me, che non muoiono mai, che hanno sempre voglia di raddrizzare le partite quando si è in svantaggio oppure di tenere una vittoria quando si ha la possibilità di vincere. Perciò è una squadra che non muore mai, non molla mai e son contento. Domenica con Ligea, che partita sarà? Ma chiaramente giochiamo in casa e dobbiamo cercare di sfruttare quello che è il fattore campo, cercando di centrare la vittoria, però la vittoria si deve centrare attraverso un equilibrio, attraverso di non aver fretta e disputare sicuramente una buona partita, perché attraverso il buon gioco si può anche arrivare alla vittoria. Sarà una partita difficile, complicata, sicuramente è un derby, è una partita molto sentita, non sarà sicuramente, come ho detto prima, facile, però ci dobbiamo provare fino alla fine per portare questi 3 punti. Adesso parliamo di Cosenza, lo riusciamo a recuperare per domenica prossima? Cosenza si è allenato, stiamo valutando le condizioni fisiche, intanto ce l'abbiamo dentro e questo è un fattore importante. Poi da qua a domenica valuteremo e sceglieremo sicuramente la formazione migliore per andare a fare questa partita, questa grande partita. Si aspettava l'Ercolanese qui lì su, in cima alla classifica. Sì, la conoscevo, conoscevo anche la Nocerina. Io avevo detto che Nocerina ed Ercolanese erano le squadre, secondo me, attrezzate per puntare a un campionato di vertice. Lo stanno dimostrando. Per me non è una meteora, assolutissimamente. È una squadra che resterà là fino alla fine perché ha dei buoni calciatori. E poi ho visto alcune partite: una squadra che gioca bene, una squadra che va a mille. Perciò è una squadra importante in questo torneo.